Siamo qui nel laboratorio Digital Jockey in questo pomeriggio freddissimo di gennaio a far vedere le console che l'Hercules ci ha fornito. Abbiamo qui una carrellata delle ultime arrivate, sono l'Hercules RMX e la Steel, e la cara vecchia MK2 che è ancora in commercio, è la più economica. Diciamo che per quello che si deve fare un DJ in casa per imparare va benissimo. E poi sì, diciamo, sono le ultime nate, l'Hercules RMX e la Steel. La differenza tra loro è fondamentalmente che la RMX ha la scheda audio integrata, quindi praticamente voi potete collegare la cuffia direttamente sulla console. Nel retro ci sono i connettori per connettersi direttamente ad un impianto audio. In questo caso ci siamo collegati con una cassa spia, e esattamente come la Hercules MK2, dove possiamo vedere il retro di entrambe, sono praticamente uguali. Nell'RMX hanno solamente aggiunto le uscite a jack con una tensione più alta. Queste sono connessioni più professionali dove uscire con un volume più alto su un mix. Esattamente come la MK2 ci sono gli ingressi, due, per collegare timecode o vinyl o CD, quindi potete collegare due CDJ con i vostri timecode all'interno oppure due piatti vinili con i timecode di Virtual DJ. La connessione USB è fine. Questa console praticamente basta collegarla con un cavo USB al computer, un cavo alle casse, la cuffia e si può già tranquillamente mixare. Abbiamo qui due tracce che il DJ Yama ci ha fornito e che dopo mixerà per noi. La RMX, la Steel, come dicevo prima, cambia, non ha solo il connettore USB. Quindi questa va abbinata a una scheda audio, in commercio ce ne sono tante, dopo vi faremo vedere le più conosciute che abbiamo qui nel laboratorio di Pontedera. E basta, adesso direi di fare mixare un po' Yama, così vi facciamo vedere come funziona. Ecco, vediamo il DJ Yama in azione, si fa un po' vedere la RMX come funziona. Qui abbiamo Virtual DJ 5 versione DJ Console, che praticamente ha una skill molto base, permette di regolare il pitch. Tutte le funzioni che ci sono sulla console sono state esattamente replicate, anche nello stesso praticamente ordine e posizione, quindi uno non si sbaglia. Abbiamo la possibilità di personalizzare le funzioni di questi 6 tasti, numerati da 1 a 6, ce ne sono 6 per deck. In più, rispetto alla MK2 è stato inserito il potenziometro del gain, che non era presente nella più economica. Ci sono i bassi, medi, alti, i kill per i 3 toni. Abbiamo la possibilità di variare il pitch, di mettere in sync direttamente grazie al tasto. Esiste la possibilità di spegnere e accendere il key lock per mettere la canzone intonata o meno. La possibilità di regolare il volume della cuffia direttamente sulla console, di collegare anche un microfono. Infatti nell'altra sezione c'è un connettore per il microfono che è stato posto sopra la console e un altro che è stato posto esattamente davanti. Questo perché se mettete la console dentro un fly case, ovviamente questa zona non riuscite ad utilizzarla, quindi la cuffia la collegate direttamente lì. Questa è stata un'idea molto furba della Hercules che nessun altro ha ancora avuto. Il resto c'è la possibilità di scegliere le canzoni direttamente dalla console, ci sono infatti questi 4 tasti per salire e scendere, che sono esattamente questi 4 tasti messi a rombo, e la possibilità di caricare direttamente sul deck le canzoni. Quindi praticamente questo Yama ci fa vedere che scorre le canzoni in alto e in basso, vedete il cursore di Virtual DJ, potete anche con il jog direttamente, ruotandolo, scegliere le canzoni all'interno delle nostre playlist che ci siamo fatti. Diciamo che per mixare Virtual DJ 5 versione DJ Console basta e avanza, ma se volete sul sito di Virtual DJ potete passare alla versione Pro con 99 euro, che ci sono diciamo più funzioni, ma per partire a casa diciamo che potete tranquillamente utilizzare questa versione. La console viene venduta a un prezzo mi pare attorno ai 350 euro su per giù. Ha tutto quello che dovete avere, vi basta un computer portatile e potete tranquillamente usarlo. Ora diciamo che ci fermiamo qui un attimo e poi vi facciamo vedere un attimo la Hercules Steel abbinata ad alcune altre schede audio. Ok, ora vediamo Tractor con la Hercules RMX. Abbiamo mappato all'interno di Tractor la configurazione della RMX e abbiamo settato la scheda audio integrata all'interno della RMX. E tutto funziona benissimo anche su Tractor. Vediamo che si diverte. Sarà famoso sto ragazzo, guardatelo. Qui nel laboratorio di Digital Jockey diventerà famoso.